Signore e signori, veramente grazie, vi raccontiamo qualcosa che può suonare in qualche modo nuovo, inedito, ma che affonda in una storia che quando è in dialogo con il presente diventa proprio più viva. Partiamo dalla prima immagine, l'ospedaletto di Santa Caterina, un'inedita esperienza femminile nel contesto di Bergamo medievale. Vedete bene tutti anche in fondo? Subito chiedo per favore, abbiamo un collaboratore, ringraziamo il curato Don Andrea, passiamo alla prima slide. Allora parleremo di una iniziativa femminile assistenziale che vorrei innanzitutto mostrarvi attraverso immagini e i documenti sui quali è conservata la memoria, quindi pergamene, ma qua ho voluto mettere anche una bellissima fotografia scattata da un caro amico che ritrovo dopo credo 20 anni, un grande artista che abita in questo borgo, Marco Mazzoleni, un applauso per favore, lui si nasconda, faccia quel che vuole, che non sa, perché ci siamo persi di vista, che questa immagine piacque tantissimo al grande medievista americano Giles Constable, direttore della Biblioteca di Studi, Dipartimento di Studi Storici di Princeton Institute Advanced Studies, quello in cui stava Einstein per la fisica. Quando, e pensate che io l'ho conosciuto perché avevo problemi di latino, figuratevi, perché il Lager des Sarpi mi aveva formato, ma io avevo avuto una certa reazione al Lager e non avevo molto curato il latino. E quindi quando poi mi sono ritrovata a dover tradurre delle lettere molto scritte molto bene di un grande abate cluniacense, Pietro il Venerabile, telefonai in studio questo grande studioso americano che mi aiutò consigliandomi un libro, pensate, in francese, scritto di traduzioni queste lettere. Ecco, Constable disse: questa immagine di una Maria bambina che impara a leggere tenendo in mano l'abbecedario, per favore, la prossima slide in cui vi propongo un ingrandimento, vedete le lettere, A, B, C, D, eccetera. È una delle più belle immagini medievali che io abbia visto. Guarda Marco, la tua arte è arrivata fino a Princeton. E questa non è in Città Alta, ma in una chiesetta rurale di Mornico al Serio. E io che sono di Verdello, d'origine, guarda un po' quelli del Sarpi quando io andavo, poi stasera mi fate la psicanalisi perché lo cito troppo, però ero l'unica di paese. E guarda un po' che a volte i tesori sono nascosti nelle periferie. Citazione, insomma, abbastanza attuale di un personaggio interessante che la cita spesso. Quindi chiedo adesso a Enrico di leggere il sommario. Le parti rosse si riferiranno a contesti e quelle bianche all'ospedaletto di Santa Caterina. Grazie Enrico. Sommario. Ubicazione. Il contesto degli ospedali medievali a Bergamo, fondazione tra il 1274 e il 1282, le prime assistenti, un ampliamento, il contesto delle fraternità, due benefattrici, una assistita, diverse modalità di assistenza, un interrogatorio sospetto, cercare ancora. Ecco, questo è il sommario. Prego. Diapositiva, prego. Allora, non è facile seguire
ma Angelo Mazzi rimane uno dei migliori studiosi, ex direttore della biblioteca. Angelo Mai, che è lo scrigno di tutti, è il più bel scrigno di tutti i nostri documenti antichi, medievali in particolare. E però io ho bisogno di elaborare qualcosa sulla base di questa struttura un po' complessa, cartina. Allora, Borgo Santa Caterina è in Plarzano, al di fuori della cinta anche delle muraine. Quindi è un borgo che è incluso nella Pergamena, di cui vi parlerò dopo, nella vicinia di Sant'Alessandro della Croce. Però vedete che è distinto, ad esempio, dalla zona che non dovete pensare ai confini odierni della parrocchia. Per esempio, Borgo San Tommaso, quello che corrisponde alla zona dell'Accademia Carrara, è distinto da Santa Caterina. State molto attenti, perché questo ci serve per l'ipotetica ubicazione dell'ospedaletto. Prego. Ecco, questa si deve sempre ricorrere a questa famosa, diciamo, dipinto, carta molto particolare di Alvise Cima, perché qua il borgo di Santa Caterina, lo vedete bene, ancora una volta è una pianta, non sono così precisa a definirlo, Elisabetta potrebbe molto meglio, però a me serve a livello topografico per farvi capire che Santa Caterina, che ingrandisco qua, è fuori anche dalle cosiddette muraine ed è vicino, attenzione, al Galgario. Questa cosa è importante, subito ne parliamo. Prego. Ora, il contesto riguarda gli altri ospedali medievali precedenti alla famosa operazione Ospedali Riuniti, che è andata avanti fino alla istituzione dell'ospedale nuovo Papa Giovanni. Perché si chiamavano riuniti? Perché riunivano tutti questi ospizi, ospedaletti, ospedali, ospitale precedenti. Ti prego, Enrico, di leggere la prima lista che ho a lungo studiato e ricostruito, XII secolo. Dove erano gli ospedalieri medievali di Bergamo? XII secolo. Santa Maria della Carità in Borgo Canale o ospedale di Landolfo della Crotta, San Leonardo dei Crociferi, San Lazzaro dei Lebrosi o casa dei Miselli del Prolo, ospedale di Grasso di Scarno di San Lorenzo, ospedale di Astino, ospedale dei Geloso Limitati. Allora, vedete nell'immagine a sinistra, a me piace ogni tanto fare un po' la birichina, ho portato fuori ben due volte delle monache dalla clausura per fargli vedere la precedente sede. Il primo caso è stato le monache di San Benedetto, le ho caricate in macchina e siamo andati a Valmarina. Poi le suore Clarisse, che sapete adesso dove sono, ma questa è la loro prima sede, vicino alla casa del grande artista Longaretti. Quindi scendendo da Borgo Canale, non sulla sinistra, sulla destra, ecco la professoressa Tondini, che pensava di arrivare discretamente, ma che ha qua due o tre allieve, guarda già gli occhi al cielo, ma ha insegnato 40 anni latino e il greco a Sarpi con un tocco umano e di bontà. Forse un applauso, anche perché ragazze, non stressate di troppo a studiare, perché, voglio dire, cioè, la vita è lunga e certe cose si imparano dopo. Mi raccomando, ditele anche a quelli che sono dentro adesso, non voglio depressioni. Ecco. E allora, torniamo a noi.
Guardate che studiare gli ospedali a volte è difficile perché cambiano nome. Tu ti trovi in una pergamena ospedale di Landolfo della Crotta, poi ti trovi ospedale di Santa Grata Inter Vites, poi ti trovi ospedale di Santa Maria della Carità, ma sono tre o sono uno? Cambiano nome. Ah, perché? Hanno una storia anche lunga, guardate questo. La casa dei Miselli del Brolo, solo dopo che è costruita la chiesa di San Lazzaro, viene chiamato Lebrosario di San Lazzaro. Prima no, Miselli del Brolo. E in un momento di vanità assurda io potrei dire, ecco, mio antenato come Mosè del Brolo. Ma il problema è che Brolo vuol dire giardino con orto. Quindi era un toponimo, cioè un nome di luogo molto diffuso. Attenzione a questo. L'unico gestito da un ordine ospedaliero è quello dei Gerosolimitani, che poi prende il nome San Giovanni dell'ospedale. L'ospedale di Astino, affidato adesso delle pergamene che ho scoperto tanti anni fa, una bravissima ragazza che fa un dottorato, e dovrà venire fuori qualcosa di veramente nuovo, sull'iniziativa dei laici. E qua, per favore, chiariamoci sul termine laico, perché nel Medioevo non ha una connotazione di contrapposizione tra religioso e laico. Tanto è vero che adesso fra poco vi metto un po' in crisi, perché le famose donne di Santa Caterina dobbiamo forse definirle laiche religiose insieme, cosa che non ho inventato io, Teresina da Verdello, ma che la storiografia medievale, oh, amo Verdello qua, un ex verdellese, però voglio dire, fior fior di studiosi sono d'accordo, perché lo stesso Francesco d'Assisi inizia come laico, ma se c'è un uomo che ha concepito la religiosità in termini così umani, di amore alle creature, senza una frattura tra un Dio lontano e l'amabilità di un sorso d'acqua o le clarite stelle che ci ricordano gli occhi di Chiara. Allora, andiamo avanti, quelli del 200, perché io stasera non vado molto nel 300, se non col l'ospedaletto di Santa Caterina, per individuare qualche evoluzione. Eccoci qua, Enrico, leggi tu per favore. Ospedali del XIII secolo. Sant'Antonio del Polis, laico maschile. San Bartolomeo di Rasulo, umiliati. Ospizio di Mater Domini, umiliati presso le Domenicane. Ospedaletto di Santa Caterina, donne laico-religiose. L'immagine sulla destra si riferisce ai resti tuttora visibili nell'ospedaletto di Sant'Antonio de Foris, non quello dentro, che poi diventerà San Marco, dove adesso c'è la chiesetta anche di Santa Rita, e lì si farà l'operazione quattrocentesca di unificazione in un ospedale grande dei precedenti ospedaletti. No, questo ve l'ho messo perché comunque, non solo perché non è lontano, sapete tutti dov'è adesso un negozio, però Borgo Palazzo, bravo Enrico, ti sei preparato. Allora, ma perché io immagino che l'ospedale nel 200 di Santa Caterina fosse proprio piccolo. E poi c'è un'altra cosa importante da dire. Il laico che io pubblicai l'atto di fondazione 30 anni fa era una bella pergamena con un laico che veniva da Parre. E quindi una fondazione laica, poi arriva il vescovo, a consacrare la chiesa. Guardate che è importante per identificare. Però a me spiace che quei due signori siano in piedi. Non potete sedervi, signora, qua davanti. Guardi, qua c'è un posto, se non le scoccia, c'è un posto libero qua davanti. Suo marito è molto baldante, però facciamolo anche lui riposare. Ma... Enrico, tu puoi fare quello che vuoi. Pensate che l'ho scoperto 2 settimane fa
alla scuola della CGIL. È un collaboratore fantastico, anche la moglie che fratello me. Allora, quindi, torniamo, adesso andiamo avanti. Leggi per favore, vabbè, il primo riferimento al mio studio dove quella leggerezza calviniana che io stasera voglio offrirvi si riconduce a una certa gravitas, cioè qua ragazzi è testo e notte, scusate ho detto ragazzi, ma sì dai, siamo giovani. Allora, testo e notte e tutti dei contesti, delle precisazioni opportune. Da questo articolo rispetto alle donne, che cosa emerge? Enrico, leggi tu. Emerge una prevalenza di donne tra le converse ospedaliere. Stop. Converse, un tipo di nome che chiarisce questa ibrido laico-religioso, cioè alcune converse diventano proprio sorores, che vuol dire che fanno, emettono un voto vero e proprio come per entrare in monastero. Altre si chiamano servientes infirmorum, se vogliamo fare un azzardo, sono come le OSA, sapete chi sono le OSA, e le altre più specializzate, ma anche stabili, cioè che dovevano far parte di una comunità che era stabile. Prego. Casi di donne che sono ministre dell'ospedale, cioè responsabili dell'ente. Abbiamo finanziamento di ospedali da parte di donne e ingresso in ospedale di coniugi. Ecco perché ho messo il lettone, che mi piace tanto, che si trova, dipinto dei Baschenis, nella stupenda chiesa di Santa Brigida. Loro adesso la chiamano santuario, ma era l'antica chiesa. Guardate che Brigida d'Irlanda, non Brigida di Svezia. Allora, no, dico questo interessante perché dal libro sulla Valseriana sono emersi a questo punto, documentati scientificamente, dei contatti tra la Valseriana e l'Irlanda. Però lasciatemi dire che il fatto di trovare donne ministre è molto importante. Il ministro è il termine del superiore dell'ospedale. Più avanti si chiamerà anche rector. D'altra parte nel 200 non c'è il termine parroco, c'è presbiter, rector, ecclesia e sante caterine. Prego. Ed ecco che vi ripropongo, scusate la mia incapacità grafica, ma vicino all'ospedaletto di Santa Caterina la presenza di altri ospedali, quindi Sant'Antonio, quello che avete visto qua, San Bartolomeo di Rasulo, l'ospizio di Matris Domini, quello che vi ho fatto vedere di Santa Maria della Carità in Borgo Canale, di là, quello di San Lorenzo. E qua sotto, non potevo metterli, due amatissimi dai bergamaschi, cioè quello dei Lebbrosi e quello dei Crociferi, che sono in Piazza Pontida, quest'ultimo, lo riconoscete ancora, la chiesa antica, e era dedicato all'assistenza all'infanzia abbandonata, mentre il Lebbrosi è evidente che era il più pericoloso di tutti. E su questo ho raccolto delle storie, permetto di dire, molto belle, come quella di Lanfranco Antilde, che lasciò tutto per andare dal luogo del potere, Città Alta, a servire i Lebbrosi. Ma non c'è tempo. Quelli azzurri sono le case di umiliati, per cui Santa Caterina, in cui, lo dico subito anche per tranquillizzare il parroco, è evidente che c'è stato un ruolo importantissimo della parrocchia, però delle istanze di evangelismo, cioè di adesione totale al Vangelo, ed è il fascino dei secoli XII e XIII, la primavera d'Europa, come l'hanno chiamata tanti studiosi, anche laici nel senso moderno del termine. Ecco, è data da queste esperienze come gli umiliati, che non vuol dire depressi, eh? Oh, umiliati, io dico umiliati, non ti suona molto bene. Vuol dire umiles,
Vuol dire che se Francesco chiama i suoi primi compagni minores, è una scelta di humilitas che è una virtù rispetto a tanto narcisismo che oggi è dirompente, soprattutto tra chi studia e magari insegna. Invece questa humilitas, questa Santa Caterina è un po' circondata, perché vicinissimo al Galgario, che è qua, davanti nel borgo di, ecco un'altra novità, Pignolo nel Medioevo, nel 200, siamo all'età di Dante, non era dove c'è adesso via Pignolo, era concentrato vicino all'Accademia Carrara. E io lo scoprì anche confrontandomi con la carissima Elisabetta Manca, che stasera è fra noi. Allora, Pignolo è lì, ci sono tre case umiliate, della Fontana, di Bianzano e di Tovo. Bianzano avevano delle terre lungo quella via che è rimasta via Bianzana. Attenzione, quelle due là sono Redona, c'è una casa mista di uomini e donne, in cui le donne comandano sugli uomini, come a Fontevraud, la regina Eleonora di Aquitania. È un tipetto che non si faceva tanto comandare, infatti lei vuole essere seppellita a Fontevraud, dove le donne comandano sulla parte maschile. Medioevo buio. Allora, quindi a Redona le donne comandano per un po' di tempo, che loro seguono le consuetudini umiliate. Poi ho scoperto la novità di una casa umiliata a Torre Boldone, però voi osservate che la linea ci porta sempre in Basseriana. Cioè il grande quartiere di Sant'Andrea era molto orientato, e lo vediamo anche poi nell'identificazione dei confratelli, da famiglie che venivano dalla Valseriana. Prego. Quindi gli umiliati sono, chiamiamolo così, prima un movimento, poi un ordine pre-francescano, tipicamente lombardo, comunità di uomini e donne che lavoravano la lana, si vestivano di un panno grezzo, per questo spesso confusi con i cistercensi, e abitavano a volte in case senza chiesette, per cui è difficilissimo identificare una casa di umiliati, a meno che abbiano una chiesa, come il Galgario, San Bartolomeo, quella dei Santi Simoni e Giuda dell'Amazzone, la Domus Communis e poche altre. Prego. Ma arriviamo a un punto che toglie tutta quell'aura a volte di paternalismo, di... Insomma, io non vi parlo di persone che se ne vanno a far la carità così, l'elemosina. Tac! E restano sul piedistallo. Io vi chiedo uno sforzo di immaginazione, per favore. Cercate di immedesimarvi anche rispetto a idee che maturano in certi ambiti dopo questi due secoli. Già nel 300 cambia molto. Quando io parlo di carità assistenza, lo faccio in modo sinonimico dopo aver studiato a lungo il problema con autori internazionali. E sono arrivata a questo punto che è piuttosto stupido per certe epoche, tra cui il 1100 e 1200, pensare che la carità fosse solo paternalismo e l'assistenza fosse qualcosa di diverso. Che poi l'equivoco, ripeto, più avanti si sia creato, d'accordo. Però se noi non ci schiodiamo da certi reciproci pregiudizi, non riusciamo a capire quest'epoca, se volete così contraddittoria, ma così affascinante. Questa immagine sulla destra fa vedere che quando si parla di povertà, non parliamo appunto di storielle, ma di un problema grave che riguarda persone che perdono la loro dignità. Allora, davanti a questi problemi, che ripeto, peggiorano nettamente nel 300,
Che risposte vengono date? Prego. Allora, incominciamo a fare una slide veloce sugli assistiti. Io spero che voi vi rendiate conto che, essendo nell'età di Dante, questi dati sono tutti preziosi. La documentazione di Bergamo sta dando l'identità dei poveri anche ad altre città che non hanno questi documenti, come le liste dei poveri. Siamo nel 200. Prego, qua sarà un po' più dura, Enrico, ma puoi saltare anche il latino. Vai. Nel 1282, in una lista di assistiti dalla mia, sono identificati alcuni infermi e, fra i poveri, la categoria delle domestiche, ma alcune sono invece iscritte alla confraternita. Quanto agli infermi, si contano tre ciechi: un fanciullo, puer catalli qui non vivo, e due donne, Ottabella, qui dicitur troppa, qui non vide, e Gisla Facchi del Triscurio, qui non vide. Una paralitica, figlia Rube de Caleppio, qui est assiderata, una sorda, la sorda di Milano, surda de Mediolano. C'è uno stultus, Petrus Stultus de Clixione, e forse lo è anche dato il soprannome Johannes, qui dicitur Asinus. Per restare ai nomi parlanti, probabilmente è meno matto dalla nascita, oltre che lebroso, Zoppus, qui stat ad sanctum lato. Attenzione, questo è solo il dato desumibile da una lista, da una. È ovvio che noi, avendole pubblicate, ne abbiamo studiate anche altre. Vi cito una studiosa canadese che ha fatto degli studi sempre sulla documentazione della Misericordia Maggiore e che ha tentato lei di dare anche delle indicazioni quantitative. È chiaro? Perché è ovvio, dipende quante distribuzioni si facevano e come si facevano. Reuschen, Cossa, The Transformation of the Light in Bergamo. Prego. Ed eccoci a Santa Caterina. Le prime testimonianze sono un testamento, una lista di poveri, e risalgono all'anno 1282. Allora, il testamento lo vedete anche scritto bene e vi ho ingrandito l'indicazione. Item ospitali Sancte Caterine de Pergamo. Ovvio, di Bergamo. Attenzione, il testamento non è fatto da un uomo qualunque. Francesco Lono Monaco dell'Università di Bergamo l'ha studiato a fondo. È un magister, Bonaccio De Osio, che ha insegnato nelle scuole della mia, quindi anche a studenti laici. Siamo nella, vedete, negli anni 80 del 200. Dante quanti anni ha? È nato nel 65. Anna, aiutami con la matematica. Quanti 17. Anni? 17 anni. No, io faccio sempre riferimento a Dante, così vi immaginate un po' cosa c'era, non so, a Firenze in quel periodo. Prego. Ecco, carissimi miei sodali, noi finalmente nel 25 usciremo dopo 7 anni, 2 lockdown, che senza il lockdown non avremmo tradotto, perché è da disperati tradurre 120 testamenti di donne e uomini del 200 a Bergamo. Perché l'abbiamo tradotti? Beh, Bartoli Langeli è uno dei più grandi paleografi italiani ed europei. E io, che non ho continuato dopo il dottorato in università, ditemi voi se non è una grazia pazzesca incontrarti da una parte Constable, lui, Franco Cardini e altri. Lui, che ha una bella faccia simpatica, però deve arrivare alla fine e io lo sto tampinando con una mail al giorno, perché lui vive a Perugia in pensione. Guardate il giovanissimo là sopra, bergamasco come me, siamo solo in due bergamaschi, e poi c'è Gianmarco De Angelis, che è un cattedratico non ammalato di accademismo, e quindi l'amica che è di Lucca, Cristiana Fordyce, che ha studiato per anni al Boston College e poi ha scelto per la famiglia di tornare in Italia. E io l'ho rimessa in pista
E sta donna adesso ama quasi più Bergamo di Lucca, dico stai calma per favore. Cioè voglio dire, va bene tutto, però Lucca è meravigliosa. Anche a parte che Bartoli Langeli, che abita a Perugia, una volta l'ho portato su da via Garibaldi, ha detto, ma dove la trovi? Una città con un impianto urbanistico così intatto, entusiasta. Però adesso gli ho detto, senti Attilio, adesso tu hai 80 anni, sei ancora giovane. Mi hai detto che non viene a presentazione, prendiamo i maxi schermo dell'Atalanta, però tu per favore adesso finiamo e si fa sta presentazione. Due volumazzi di 300 pagine l'uno pubblicati sul CISAM, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Allora, va, non diciamo cattiveria, andiamo avanti, vai. Ecco la lista dove c'è Santa Caterina. È una lista di poveri del 1282. Ingrandimento, prego. Prego, diapo. No, ecco che gentile, non mi sono spiegata bene. Ma lui è bravissimo. Guarda, si vede ancora meglio. È qua. Qui ambo stanta ad ospitale Sante Caterine. E poi gli dà il... Allora, attenzione, uno è un uomo, in questo caso il ricoverato è un uomo, l'altro è una donna e qua c'è un problema. Signori, non è che si può giustificare tutto e dire tutto bello e tutto rosa, ma dico, già quelli del tempo li hanno chiamati matti e matte che se recludono. Io mi trovo un'incarcerata e dico, ma cosa ha fatto questa qua all'inizio? Incarcerata di Albano, sta anche lei nell'ospedale di Santa Caterina. Per favore, altre slide. Cioè qua a Santa Caterina a un certo punto troviamo un fenomeno stranissimo, non voglio banalizzarlo, ma io che credevo fosse, prego l'altra slide, diffuso solo nel cristianesimo orientale, me lo trovo anche in Europa. E io sinceramente che soffro di claustrofobia, non è che lo ami molto, mi sembra molto estremo. Cioè, io ho trovato in uno studio recente sull'eremitismo a Bergamo che esistono le eremite che escono dal eremitaggio e vanno. Vanno, quindi sono più libere. Ma ci sono in tutta Italia e anche Europa alcuni casi di persone che si rinchiudono per un certo periodo, non è che sia eterno, perché pregano per riscattare il quartiere in cui stanno. Signori, questo è quanto. Allora, per me, a me personalmente è ovvio che è suonata una grande esagerazione. E nell'ospedale di Santa Caterina evidentemente avevano costruito in questo senso una cella. Davano da mangiare, pulivano gli escrementi, ma queste per un po' stavano lì e pregavano o per l'ospedale o per il quartiere. Si chiamano recluse volontarie, chiaro? Nella documentazione di Bergamo si chiamano incarcerati, i bergamaschi sono sempre più belli, belli concreti nel dire le cose. Questo è sinceramente un fenomeno più estremo. Prego. Anno 1282, ospitale Sante Caterine. Incarcelata quest'at in domo Sante Caterine. Johannes Ser Martini Piperlis de Galzanica in ospitale Sante Caterine. Incarcelata de Albano in ospitale Santa Caterina. Prego, altra diapositiva. Ed eccoci, ci avviciniamo anche all'altro importantissimo riferimento sul quale aprirò un piccolo intervallo per donare i fiori. Allora, questa è la stupenda lista pergamenacea di quasi 1730 donne, cioè quasi 2000, che entrano divise per quartieri nella confraternita della Misericordia Maggiore di Bergamo. Anno d'inizio della registrazione 1265, quando Dante è nato. Più di 1000 si iscrivono in 20 anni.
Tra queste donne troviamo le donne della casa di Santa Caterina. Guardate questo elenco, guardate che è un unicum in Europa. Non lo dico solo io, cioè io l'ho scoperto il manoscritto, ma non avrei mai saputo pubblicarlo senza l'aiuto di Bartoli Lange e gli altri due giovani studiosi. Perché vedete che la scrittura è molto difficile. È per quello che io l'ho scoperto nel 94, l'abbiamo pubblicato tra 2000 e 2001. Guardate qua la difficoltà delle copertine interne con i nomi delle donne del contado, quella là ancora facilina. Questa è la stupenda copertina ancora col pelo dell'animale. Adesso andiamo alle donne di Santa Caterina che sono elencate nel quartiere di Sant'Alessandro della Croce. Prego. Ah, questa è l'edizione L'École Française de Rome. Telefonate disturbate perché è finita, non la ristampano per ora, ma qua dentro c'è l'anagrafe di Bergamo medievale. Ora io per fortuna ho anche da fare altre cose, tra cui pulire la casa, però voglio dire, se io andassi in giro per i quartieri, potrei avere un po' lo schizzo di dire, ah guarda qua nel Medioevo ci stava questo e questo, ah guarda qua, qua, qua. Perché è ovvio che è un documento di storia urbana, sono divise per quartiere, avete le famiglie. L'anagrafe di Bergamo medievale è qua dentro ed è esaurito. Io non ci guadagno niente, cioè vi faccio poi pubblicità libri, ma quello del mulino mi danno un euro. Però questi qui sono di studio, ma chiedete che lo ristampino. C'è tutto Bergamo. Parola, cioè sai che una volta che c'erano, adesso non ci sono, come si chiama, le liste della SIP, no? Tu vai lì, chiedi, Marchesi, Mario, e vedi dove ha, vai. Ah, questo sì si può studiare in termini di censimento quantitativo, perché è una fonte omogenea. Per cui Attilio ci ha aiutato a riconoscere le mani del notaio, Bartoli Lange, il professore di prima. E vedete che sono divise, mano A, mano C. No, scusa, resti pure a quello di prima. Qua sono le percentuali di ingressi, perché la prima mano è stata individuata. Ma che bravo, ma lo so che è impegnato, ma non può venire in qualche altra mia conferenza. C'ho già l'attore, adesso lui che è bravissimo. Io ste robe non le so fare. Allora, 58% entra subito all'inizio, 31% dopo. E poi si aggiorna, non è soprattutto duecentesco, eh? Questo cambia anche la stima sulla popolazione di Bergamo. Prego, quest'altro è un capolavoro. Perché? Lester Little ha fatto un lavoro sublime. Io gli voglio anche bene, è venuto a casa mia. Lui ha pubblicato gli statuti, le regole delle confraterne, ma non ha pubblicato l'identità di chi entrava, per cui tendeva a dire che erano i ricchi che si associavano per tenere sotto controllo i poveri. Eh no! La Teresina da Verdello ti dimostra che se anche non sono degli university leader, a parte che i miei libri li ho portati alle più grandi università dell'est degli Stati Uniti, scusate, però voglio dire, sono miste, cioè, guarda, vai su per favore, don Andrea, vai, cioè, fammi vedere cosa sono i conteggi sotto, vai sotto, eccoli qua, 791 sono chiamate domine, quindi o sono nobili o sono del ceto medio-alto. C'è niente da fare. Anche perché li riconosci dai cognomi, Suardi, Bonghi, Rivola. Le altre 939, guardate che io ci trovo anche delle domestiche, delle operaie che lavorano la lana, ma soprattutto vuol dire che è ceto medio-basso, eppure sono iscritte e fanno assistenza. Allora, guardate che poi vedete subito anche l'entità, vai su per favore adesso, una confraternita e quartiere come San Giovanni Evangelista e San Salvatore, è ovvio che hanno più domine, perché sono i quartieri alti di Città Alta, vicino alla casa del Vescovo, vedete? Ma se tu vai invece in San Leonardo, dove stavano i più poveri,
Eccolo qua. 18 domine, 50. Abbiamo tutta una serie di verifiche e abbiamo così la possibilità di capire il ceto sociale dei quartieri. Prego, altra. Veniamo a questo. Ah no, qua ho fatto Sant'Alessandro della Croce, dove poi saranno unite le donne di Santa Caterina. È al terzo posto. San Michele al Pozzo Bianco, sapete perché è così? Ha, ha. L'importanza di un uomo nella storia o di una donna, perché c'era un parroco che combatteva l'usura. E non crediate che sia facile trovare l'identità dei parroci del 200. Ma siccome io ho studiato il Beato Alberto da Villadogna, ho trovato che questo parroco era di Prebolo, che poi il paese del Don Seghezzi, pensa che continuità nella storia. E questo qui combatteva l'usura e favoriva un impegno per gli impoverimenti della nuova società urbana. Comunque andiamo avanti, non c'è tempo di dire tutto, anche perché io voglio stare nei termini. Sono nei termini. Guardate che io faccio solo un'ora. Ce la fate? Vi vedo attenti, grazie. Allora, ecco i nomi, ecco i nomi. Allora, questi sono i nomi nella pergamena. Poi faccio leggere Enrico i nomi trascritti. Questi no, però. No, no, caro, te l'ho detto. Allora, questi qui sono i nomi delle prime 5 donne che sono dell'istituzione assistenziale di Santa Caterina. Prego, andiamo avanti. Leggili. Un po' di commozione, un po' di affetto. Qua ritornano delle donne che hanno fatto la storia. Perché vedete il grande dramma? Scusate se vi faccio una confidenza. Io in questi giorni spesso non riesco a dormire, a pensare alla guerra, a tutta la sofferenza, per cui non c'è un significato quel dolore innocente, no? E mi trapana il cuore. Ma a volte veramente faccio quest'atto di fiducia che accanto agli orrori dei potenti c'è un continuo, come diceva Tagore, una foresta che cresce e non fa rumore, un albero che cade. Certo, adesso sono caduti tanti alberi. Ma queste donne qua, guardate il film di Terence Malick, Una vita nascosta. Questa è la vita nascosta di chi continuamente si rialza e fa il bene. Eppure noi non le conoscevamo. Prego. Manno C, anni 1274-1296, matricola femminile della Misericordia Maggiore, vicinia di Sant'Alessandro della Croce. Bona femmina, Solor Sante Caterine. Bella donna, Solor Ipsius Domus. Benvenuta, Solor Ipsius Domus. Anexia, Solor Ipsius Domus. Allora, il professore non vuole che traduciamo Anexia con Agnese, perché vuole salvare il dettato anche locale. Però voi notate che c'è la parola domus, che vuol dire casa. Ma già nelle ricorrenze degli umiliati, casa vuol dire un convento, una comunità più instabile, capite, che non ha magari ancora una chiesa. Ecco, però è un insediamento religioso vero e proprio. Ma a volte alcune possono anche uscire. Cioè a Treviso una studiosa molto nota ha individuato che in un ospedale di Trento c'era una doppia modalità di assistenza, cioè alcune stavano fisse lì, altre ritornavano nelle famiglie, un volontariato come si fa oggi. Prego. Quindi la mia ipotesi è che nel giro di poco tempo, da una domus definita di Santa Caterina, prego Enrico, leggi tu. Da una domus ad un ospitale. In un primo momento chiamato Casa di Santa Caterina e poi Ospedale di Santa Caterina. Dal 1274 al 1282, plausibile la seconda data, nel 1279 fondato il Consorzio Confraternale. Ecco dunque che potrebbero essere state in qualche modo l'iniziativa della casa di queste 5 religiose
che comunque in pieno 200, stiamo attenti, potrebbe risalire anche alla fine degli anni 70. Prego. Poi però c'è un ampliamento voluto da un uomo, che noi facciamo un femminismo e poi gli uomini li odiamo, noi crediamo in un'alleanza, noi, scusatemi, do il noi, cioè dico, è possibile una collaborazione. Infatti a un certo punto è scattata, prima con, in questo testamento che pubblicheremo col gruppo di prima, salta fuori un uomo che fa un cospicuo lascito e un ampliamento. Prego. 1300, ampliamento dell'ospedale, e si chiarisce la categoria degli assistiti, i malati. Il testamento di Giovanni, figlio del fu passaggio passaggio di Ponte Ranica, abitante del borgo di Sant'Andrea. Lascito in suffragio della sua anima e di quella di sua madre e di sua zia. Molto interessante questa comunanza al femminile. Quest'uomo aveva evidentemente orfano di padre, perché del fu vuol dire che padre è morto. Aveva lavorato a lungo con la mamma e la zia in una specie di microbanca fatta da loro. E infatti poi teme di aver fatto delle usure e vuole riparare con delle restituzioni. Però attenzione, l'anno è proprio il 1300. Lui stabilisce che si debba ampliare con l'acquisto di una domus, di una casa. Cioè gli ospedali potevano avere, o erano una grande sala come l'ospedale di Siena, che è famosissimo, o delle casette che si aggiungevano. Però anche il fatto che gli assistiti fossero malati non è per niente scontato, perché l'ospedale poteva avere una funzione polivalente di assistenza a poveri, orfani, pellegrini e malati. Quindi l'ospedale medievale era polivalente. Se qua mi parla di malati, vuol dire che anche le donne precedenti probabilmente avevano raccolto i più deboli del quartiere. Prego. Prego, legge ancora. Vuole, stabilisce ed ordina che i due consorzi citati, la Misericordia Maggiore e Santa Caterina... Scusa, ti fermo. Consorzio è un termine che spiega, è il sinonimo di confraternita, fraternità. Lo chiamano consorzio nelle fonti. Prego. Siano tenuti ad investire e spendere 10 lire di imperiali per una casa che deve essere parte del medesimo ospedale di Santa Caterina e nella quale devono stare gli infermi del citato ospedale. Andiamo pure avanti, perché poi vi avevo citato una serie di clausole che quest'uomo vuole stabilire nel suo testamento, però lo leggerete quando il CISAM pubblica. Allora andiamo avanti. Vuole. No, cioè questo lo salto, scusa. Sì, sì. E eccoci al manoscritto preziosissimo che è qua e che chiedo dopo se qualcuno vuol vedere. Perché è preziosissimo? Perché nessuna parrocchia di Bergamo conserva un manoscritto così importante, che in realtà per un calcolo di datazione bisogna anticipare al 79, non all'80. E è la regola, vedete che è più bella la regola, no? Cioè la regola anche delle piccole miniature, cioè degli ornamenti per le lettere iniziali, e è esplicitamente indirizzata anche all'assistenza, cosa non scontata. Prego. Non c'è niente da leggere. Gli iscritti alla Fraternità di Santa Caterina. Qua io vi faccio vedere una bella miniatura di Jacopo de Balsamo, che è un grande. Sotto il manto della Madonna, a questo punto lui è nel 400, mette solo maschi. Perché, ahimè, anche nella mia, dalla fine del 300, le donne spariscono.
E infatti io lo dico sempre, ma non dobbiamo pensare che per le donne ci sia un progresso tutto così, è ondulatorio. Sono trattate peggio nel 5-600 di come erano trattate nel 1100-1200. Questo è piuttosto assodato dagli specialisti. Sono tutti maschi. Sulla destra vedete l'elenco di Santa Caterina, che con i guanti sarebbe bellissimo. Cioè, lì è l'inizio della regola, è bellissimo perché lì è i colori. Io gentilmente il parroco me l'ha mandato via mail e ho fatto un po' fatica nell'identificazione delle donne. Questa per esempio è una donna, ma senza la lampada di Wood si fa fatica, soprattutto per quelle dopo. Ux vuol dire Uxor. Alla differenza delle donne della mia, qua quasi tutte sono mogli di iscritti maschi. Questa è una clausola un po' arcaica. Allora, prego, andiamo avanti, perché poi a saperlo che avevo un collaboratore così non stavo mezz'ora a cercare di ingrandirmi un pezzo. Ecco, sorpresa, anche donne nella lista. Questo è un bellissimo affresco del Basso Sebino, ovviamente 4-5-centesco, in cui si vedono donne e uomini in confraternita sotto il manto della Madonna della Misericordia. Prego. Questo invece è una pergamena tra le più belle che abbiamo a Bergamo, di un privilegio all'ospedale di Sant'Antonio, non de Foris, quello dentro, dove poi va San Marco, gli ospedali riuniti. E qua ci sono donne e uomini. Se avessimo, chissà, forse c'era un bel manto di Santa Caterina con sotto i confratelli, perché vedete che la tipologia iconografica della Madonna della Misericordia si adatta anche ai santi. È bellissima, questa è una pergamena che è conservata alla MAI, di cui io spesso uso dei tratti, dei particolari. Prego, perché voglio dare spazio a eventuali domande. Questi sono l'elenco, qua ho trovato molte donne, ma se permettete, per non aumentare diottrio, abbassarle, non so, sono presbite, io a un certo punto ho smesso, perché un conto è studiarlo sull'originale con la lampada di Wood, qua ci perdevo gli occhi. Quindi vi propongo 7 identificazioni di donne. Prego, e devo accelerare perché io voglio stare nei tempi. Prego, puoi leggere, Enrico? Franceschina, moglie di Bartolomeo. La signora Giovanna, vedova di Bombello di Bracca. Giacoma, moglie di Giovanni di Bracca. Bona, moglie di Bernardo di Ambivere. Bertramma, vedova di Rassa di Almenno. Martina, moglie di Zambetto di Rassa di Almenno. Margherita, moglie di Antonio dei Capitani di Almenno. Ecco, attenzione, qua abbiamo una suocera e una nuora. Particolare interessante, perché Bertramma è la suocera di Martina. Ok? Abbiamo un altro caso miracoloso di amicizia tra suocera e nuora, che arriva subito. Prego. Ecco, adesso vado veloce. Questo Ottabuono Oliveni era un tipo tosto, figlia di un notaio, moglie di un notaio, lascia a Santa Caterina all'ospedale anche e nomina l'identità. Ecco, uno dei suoi primi antenati, presbitero Andrea Berlendi di Vertova. Ok, e fa l'asciti per miglioria alla chiesa di Santa Caterina. Prego. Ma quella che ci sorprende più di tutti è questa Giacoma Ambrosioni. Oh, nubile! Non è vero! Gli studi più recenti hanno accertato che non è vero che esiste solo o la donna sposata o la monaca. Io ho pubblicato, non solo io, c'è altra gente che sta lavorando su queste cose, testamenti di donne nubili e ricche. È chiaro, questa è una nubile e ricca. Siamo nel 39. Enrico, puoi leggere un po' veloce perché non voglio stancarli. Nel 1339 Giacoma Ambrosioni, ricca donna nubile, è ricoverata nell'ospedale di Santa Caterina. Dette il suo testamento in Borgo Sant'Andrea, nella vicinia di Sant'Alessandro della Croce, nella contrada di Plorzano, in una casa dell'ospedale della chiesa di Santa Caterina,
nella quale casa la signora Giacoma giaceva inferma. Fermi tutti, questo vuol dire che l'ospedale era vicino alla chiesa della parrocchia di Santa Caterina. Io non sono né archeologa né architetto, ma le pergamene dicono chiaro, non può essere oltre, cioè per esempio la Morla, no? Dove c'era di là a San Tommaso, là c'erano altri ospedaletti, ma il borgo di Plorzano inizia al di qua, di quello che era il ponte con la porta di Santa Caterina. Prego. Lascia l'ospedale di Santa Caterina di Plorzano dal borgo di Sant'Andrea della città di Bergamo 5 lire di imperiali. Lascia la chiesa di Santa Caterina 10 lire di imperiali con i quali deve essere comprata una pianeta per celebrare la messa. Guardate che una studiosa di Barcellona ha studiato proprio la committenza femminile per opere d'arte e arredi liturgici. È bellissimo, io ho avuto la grande fortuna di trovare la pellegrina Belfiore che ha donato la croce grande di legno che è sotto Santa Maria, sopra l'altare di Santa Maria Maggiore, ma perché a furia di vedere testamenti l'ho trovata. Prego! Eccoci qua, c'è una trasformazione. Le responsabili dell'assistenza non sono più donne, è probabile che ci sia una comunità mista, ma il responsabile dell'ospedale è, prego Enrico. Rettore e priore dell'ospedale nel 1339 è Guidotto de Mais. Giacomo Ambrosioni lascia al presbitero Guidotto de Mais, priore e rettore dell'ospedale della chiesa di Santa Caterina, 5 lire di imperiali. La benestante inferma fa un lascito anche a un suo domestico. Tra i tanti, di lasciti. Sono trascorsi 57 anni dalla conduzione femminile dell'ospedale. Ma guardate che un mondo è cambiato, perché è scoppiata nel 1296 la guerra civile, diciamo per ora, tra Guelfi e Ghibellini, ma è più tra famiglie, tra i Suardi da una parte, i Rivoli e i Bonghi dall'altra. Per cui anche atti di sangue avvenivano anche nei sobborghi. Quindi la trasformazione, 60 anni sono tanti, quindi la trasformazione verso una conduzione maschile avviene molto tempo dopo la fondazione. Quell'immagine bellissima presa dai Taquina Sanitatis e il fatto che una donna ricca fosse assistita in ospedale mi ha molto incuriosito, perché tendenzialmente i ricchi si assistevano i parenti a casa. Faccio una scorsa veloce, prego. Per esempio, in questo caso è stupendo, guardate che questo affresco, se io potessi lo riporterei a Bergamo, è meraviglioso, ma è di una collezione privata a Milano. Questi sono due medici che assistono un malato, ma il testamento che ho trovato è stupendo, perché la suocera ringrazia Margherita perché ha assistito lei, il marito ammalato, e le dà un lascito, guardate, che corrisponde a 20.000 euro. Non ho fatto io i calcoli, però è assolutamente credibile. Quindi, primo caso, assistenza a casa con parenti. Secondo caso, vai e leggi velocissimo. No, questo. Okay. Non abbia tempo. La visita di un medico a domicilio. Nella Bergamo di fine 200 sappiamo che le cure di un medico a casa propria potevano costare molto, soprattutto se la malattia richiedeva un'assistenza prolungata. In tal caso era necessario stipulare un accordo tramite notaio, come accade nel 1283 a Giovanni De Pillis, ammalato per un'infezione postema a un arto inferiore. Egli aveva un padre ricco che pagò il medico, maestro Roberto de Bonate, con una parcella salata, 4 lire, 800 euro, per le visite a domicilio che avrebbe dovuto effettuare fino alla guarigione. Non vi dico la gioia quando nelle pergamene dell'archivio di Stato questa striscetta mi parlò di una visita privata a casa. Uberto de Bonate apparteneva a una famiglia ricca e lo ritrovo nell'ospizio di Santa Maria della Carità, dove evidentemente aveva fatto cure invece gratuite da volontariato, perché ho scoperto che nella sua famiglia
e ho intitolato il testo Discussioni in famiglia, c'era un vescovo, un eretico valdese e un umiliato. Cioè, più vivaci questi a Pasqua si trovavano e si discuteva la grande. Nella fase, grazie a Dio, che a Bergamo è durata molto, precedente all'Inquisizione. Cioè, l'Inquisizione a Bergamo è arrivata tardi e non ha colpito tanto, è grave anche solo un rogo. Però finora, io ho fatto una sintesi forte sugli eretici nel libro della Valseriana e sono stati dei casi condanna a morte nel 1320 circa ad Albino, 20 casi, poi un altro di Martinengo, ma io ritengo, e qua lo sottoscrivo, che anche la relativamente più bassa attività inquisitoria ha sostenuto una maggiore adesione del popolo bergamasco al cristianesimo. E non solo, tutta l'attività assistenziale che non a caso Papa Giovanni ha studiato dovrebbe far rivedere un po' i nostri studi, cioè i flussi antichi di questa generosità bergamasca hanno origine nel Medioevo. E uno dice, lei porta acqua al suo mulino perché studia. Ma che mulino, mulino? Io ho 65 anni, ragazzi, Io sto cercando dei successori, che sia chiaro, per quello che mi infiamma a vedere delle giovani, che sanno il latino, basta sapere il latino, però saperlo bene. Dobbiamo finire! Allora, questo è gustoso, ma non c'è tempo. Abbiamo anche trovato quanto costa un badante, tra virgolette, nel 300. Andate alla mia, disturbateli. Chiedete se non vi ascoltano della... Ma lei sta registrando? No, questo me lo taglia, eh? Allora, della Cinzia Castelli, che è tanto gentile e tanto onesta pare, e vi fate dare, dando un'offerta, ma non pagate... Quei meravigliosi 10 volumetti che ci sono costati una vita a me, Attilio e gli altri, in cui facciamo tutti i casi più nel concreto. Abbiamo trovato quanto costa un badante che assiste un ricco, circa 300 euro al mese. Vai! Questo è molto bello da leggere. Lo so, ma io non voglio farli stancare, Enrico! Vox Populi, Vox Dei! Allora io intanto vado a prendere un libro che devo regalare all'Elisabetta Manca davanti a tutti. Il nuovo registro pergamenaceo del 1302 che annota le pendenze per l'eredità del mercante Gandino de Gandino si trova la notizia di due badanti che lo avevano assistito, o meglio, custodito, verificati per dare in buona salute o almeno in vita a cucire per far bene durante la malattia precedente la sua morte. Si tratta di Ambrosio e Pietrino, altrove nominato Pietrino, da Cenate. Ambrosio riceve prima 3 soldi e 4 denari, 5 notti, poi 20 soldi per altrettanti giorni interi, durante i quali ha assistito l'infermo a lui affidato dalla mia misericordia. Gli dà il cambio o lo affianca a un certo punto il fratello Pietrino, che è pagato con 22 soldi per 22 giorni interi di servizio. Che i due fossero badanti di fiducia della mia è confermato da un altro incarico, assegnato ad essi l'anno seguente. I due assistono il magister Michele da Desenzano fino alla morte, occupandosi pure delle esequie, ma non è registrato il suo rapporto. Prima di loro aveva curato Michele una donna che gli è stata pagata 5 soldi per molti giorni di assistenza. Che... E quanto costa un badante del 300? Un soldo uguale a 10 euro, un denaro, la 12ª parte di un soldo uguale 83 centesimi, una lira, cioè 20 soldi uguale 200 euro. Allora, questi calcoli li ha fatti Bartoli Langeli, perché io proprio in matematica faccio molta fatica. Prego, ci abbiamo proprio alla fine, questo non c'è tempo, questa è la pergamena in cui sono dette tutte le questioni riguardanti i badanti cosiddetti. Prego, questo purtroppo, ripeto, vado veloce, però ci tengo. Quando vi ho detto che questo nel 200, poi le cose cambiano.
La misericordia maggiore, quindi anche Santa Caterina, è probabile che al suo interno, prima di fare le distribuzioni, soldi, pane, tessuti, faceva un censimento dei bisogni e andava porta a porta, anche con un rispetto, perché i poveri vergognosi, che erano quelli, era un termine fisso, non è vergognoso, una cosa, cioè era tecnico, erano i ricchi impoveriti, si vergognavano proprio di chiedere la povertà. Ma in ogni caso, questa è la conferma analizzata a fondo delle distribuzioni. Una volta ne hanno fatta una, adesso si fa fatica a trovare 44 volontari, due per quartiere, e in una mi ha colpito che c'era un nobile con leoni insieme a un prestinaio, e questo davano insieme le distribuzioni. Ma ripeto, poi su registri segnavano tutto, anche un soldo, cioè era previsto quanto avevano, facevano un censimento dei bisogni e poi andavano in base a questo. Prego. Sì, va bene, leggila, intanto do gli altri fiori così dopo. Distribuzione a domicilio previo censimento dei bisogni. Prendiamo la posizione di Pio 200 nella zona orientale di Bergamo, dove si intendeva il borgo di Sant'Andrea, De Impus e De Foros. All'interno della città, compresa ma distinta, la zona di Pignoro, si distribuiscono un totale di 36 soldi, 60 soldate di pane, 163 focacce e 2,5 quartali di sale. Al di fuori del suburbio, in andata del Polis, e delle spedizioni assegnate a qualcuno di più degno, sono destinati ai poveri 56 soldi, 109 soldate di pane, 148 focacce e circa 10 sestali di sale. I termini usati meritano qualche chiarimento. Una soldata è la quantità di pane corrispondente al valore di un soldo. La si usava, oltre che per il pane, anche per le uova. In questo secondo caso è certa l'equivalenza. Una soldata, 12 uova. Per il pane la quantità e il peso non si possono determinare. Prego. Siamo proprio alla fine. E qua, guardate, mi permetto di dire che questo originale episodio con cui concludo, che ci porta molto in là dopo la peste, io vi invito a approfondirlo o su questo o sul mio libro Il Mulino, del Mulino, Storie di donne nel Medioevo. Questa Bettina è un personaggio molto divertente, in una conferenza l'abbiamo ridotto a mini dramma teatrale e viene interrogata, per fortuna finisce bene, però resta in osservazione in Santa Caterina. Guardate ancora i termini, in una casa dell'ospedale di Santa Caterina. Quindi se nel 71 il 300 è ancora attivo, qua bisogna andare dalla cara Annalisa Citterio, direttrice dell'Archivio di Stato, e chi vuole andare avanti vada a vedere i mappali per vedere quando finisce l'istituzione. Ma per me già il 400 è, non so, è come Manhattan per me, il 400, cioè modernissimo. Qua non faccio la snob, bisogna proprio specializzarsi. Io studio il 1100, il 1200 e la prima metà o qualcosina del 300. Ma guardate questo e non fatela domani sera a cena come minestra. Concludiamo allegramente. Bettina, vai, una nuova slide. Concludiamo allegramente. Questa Bettina, che ripeto non viene condannata ma interrogata, secondo me è andata nella cella lasciata vuota dalla cellaria di prima, no? Dalla reclusa. Lei, birichina, cosa fa i rimedi? Usando anche delle erbe che il De Garda usa, ma il De Garda le usa per toglierti il raffreddore. Lei cosa fa? Leggi, Enrico, che ormai questa la conosci. Prendere una gallina grassa, riempirla con chiodi di garofano, zenzero, pepe, croco e acqua chiara e dopo averla cotta, berne il liquido. Se non funziona, preparare un miscuglio di erba marrubio con testicoli di lepre maschio. L'ha scritto.
essiccati e poi tritati da assumere con vino rosso mentre si versa nel letto. Bettina, cosa mi combini? Perché lei credeva che questo fosse un rimedio contro la sterilità, capito? Poi arriva un poveretto da Brescia, uè, l'anno scorso non era da dire sta roba, o gli metti in testa un pollo bollente, quello che dice ho perso la voce, certo che l'ha ripescato urlando, ah! Comunque la Bettina queste cose le ho trovate in un testimoniale di un piccolo processo che le fanno nell'ospedale di Santa Caterina. Poi viene in qualche modo solo ammonita, cartellino giallo, per fortuna non tirano fuori il rosso, e quindi noi concludiamo la storia. Però no, aspetta, guarda le ultime slide, credo che siano ecco questo, se volete approfondirlo, è il mio ultimo con grandi collaboratori, e poi se volete approfondire, vai, storia del Medioevo, così costringiamo il mulino, che siamo arrivati quasi a 4.000 copie, l'hanno pure tradotto in inglese, loro non mi concedono un piccolo inserto con qualche fotografia, ma insomma, va bene che era una new entry, però voglio dire, ha venduto io un euro, ci ho preso in 10 anni, no 10, un po' di meno, però facciamocelo questo scherzetto al mulino. Allora, prego, ah, questa sì, io spero che stasera la leggerezza calviniana anche da Schulz, grande autore della mia giovinezza, quando la terribile Lucy dice, signora, come mai studiando storia ci occupiamo sempre esclusivamente di uomini? Non studieremo mai niente sulle donne? Ma guardate la motivazione che ci invita a recuperare anche questa ragione affettiva, un allargamento della ragione, no? Che includa l'affectus, questo è anche il segreto per conquistare dei nuovi studiosi giovani di cui abbiamo così bisogno. Lei dice la motivazione è, io avevo una nonna che era piuttosto simpatica. Ti posso far notare una cosa? Prego. Questa è di 50 anni fa. Caro. 48 per la precisione, se vediamo che è 1976. Sai che nessuno me l'ha mai detto? Sono 20 giorni prima del mio compleanno. Caspita, questo nessuno me l'ha detto, però signori, prima di scatenarvi nell'applauso finale, io invito una persona senza la quale noi questi documenti non potremmo trovarli, perché se non si conservano, a volte, ripeto, nel silenzio, senza notorietà, c'è fra di noi, io vi voglio bene tutti, anche se fosse quella signora di Gattino che l'altro giorno mi ha sconvolto perché mi fa, a me piace il Medioevo e sono andata a vedere il Museo della Tortura a San Marino. La Brolis ha un momento di malore, però ecco, vorrei chiedere a Maria Elisabetta Manca di venire qua a ritirare questo libro che a lei posso regalare, scusate, non posso a tutti perché, ovvio, li pago anch'io, perché lei non solo mi ha aiutato negli anni Ottanta a scoprire dove erano gli umiliati della Fontana nel Palazzo Piccinelli, che poi arrivò il Piccinelli a casa mia, il conte, con un mazzo di fiori, e te credo perché voleva restaurarle con l'aiuto della sovrintendenza. Gli ho trovato 3 convetti di umiliati nella proprietà, comunque è stato gentile, mi ha portato i fiori. Quindi Maria Elisabetta Manca, che è mia amica dai tempi del Sarpi, e ricordo quella volta che fu lei a dirmi «La fontana è qua, nel Palazzo Piccinelli!» Quindi grazie cara direttrice che ci ha aiutato a conservare queste meraviglie che nel mondo ci invidiano, perché Bergamo, Lucca e Piacenza sono le più ricche, e ma dillo tu quanto costa, vieni qua, un applauso! Cari, te l'ho fatto lo scherzo, quindi il regalo a lei e un bacio. E lei conclude così un po' più seria, dai. Allora, io non sapevo tutto questo. Certo. Comunque, grazie anche per questo onore. E ho avuto anche un altro grande onore, ho diretto la biblioteca civica Angelo Mai per 12 anni dopo averci lavorato per più di 40.
ed è un vero privilegio potersi prendere cura di questi documenti. L'altro grande privilegio è quello di incontrare studiosi che, molto più dei bibliotecari, sono in grado di far parlare questi documenti e di estrarre la storia, così come Maria Teresa e molti altri sanno fare, e anche di porgerla così in questo racconto che non abbandona mai il rigore della scienza, ma che si fa comprendere da chiunque. Quindi grazie. Grazie a te, cara. Grazie. Enrico, vieni qua. No, e vabbè, dai, ti tocca, ti regalo il libro. Voglio mettere no, in mezzo. Siccome Enrico è un attore, come si fa a salutare questo caso? Bisogna tenersi per mano. No, anche uno, due, tre. Dai, che l'hai fatto per la cultura, capitale, ho le spie.